Bentornati sul canale di Access 00, siamo qui con un nuovo video di 3 in 3, siamo al terzo episodio di questa serie, quindi allora andiamo subito con i tre eroi Amadeus, perciò questo schema lo giocheremo con il maghetto Amadeus, quindi suggerimento: Amadeus può raccogliere e lasciare gli oggetti con tasto destro. Bene, allora iniziamo l'avventura. Il primo dei tre eroi era Amadeus. Come un giovane, sognava di diventare un sorcerer potente in order to impress people. But he never really got the knack for the grand fireballs he dreamt of. No. Amadeus was only ever good for conjuring boxes. Thankfully, it had turned out to be a skill more useful than he'd ever expected. Per fortuna, sì. Allora, ho calato. Amadeus, the wizard, was enjoying a well-deserved holiday to see migrating giant turtles with his wife Margaret and their three children. Dicevo, the wizard's wife was a firebrand of a woman, and all their three children were very talented when it came to conjuring fireballs. In fact, it was a small blessing that one afternoon they had left poor Amadeus to have a nap in peace. But he slept too long. Okay. When he woke up, he was already late to see the great turtles. I'm late. Oh, I'm so late. Posso parlare? Ok, perfetto, allora alla ventesima posso parlare. Volevo semplicemente dire che ho diminuito un attimo la qualità grafica in modo da farla andare veramente a 60 fps, perché altrimenti è inutile scrivere 60 fps se poi non si va. E ho, diciamo, diminuito un po' l'anti-alias, quindi niente di particolare, anche perché non mi sembra neanche si noti troppo la differenza. Quindi alla fine va bene così. Oh, tab, che vuole? Ah, mi dice cosa io posso usare, come, dove e quando. Ok, perfetto, benissimo. Quindi se io salto, non ci salto. Aspettate, allora è rimasto, sì, è rimasto come nella preview. Il fatto di Q e Z, spostiamo, diciamo, le casse in profondità. Questa è una cosa ottima. Mi ricordo che al primo video che avevo fatto ancora non l'avevano inserita, e quindi si, diciamo, spostavano veramente male le varie cose. Anzi, non c'era modo di spostarle in profondità, ricordo. Invece così è tutta un'altra storia, decisamente tutta un'altra storia. Allora, io dovrei fare questo. Dopodiché, allora, te ti metto qui. Poi te ti metto qua. Ottimo, dovrei saltarci, giusto? Perfetto, alla grande. Nostro piccolo F sinistro e sinistro. Ah, ok, F sinistro sinistro, bene. Che questa è una cosa che hanno cambiato. Bellissimi però questi scenari, guardate che bellezza. Cioè, sono veramente qualcosa di spettacolare. Io adoro i fondali e gli scenari di questo gioco, veramente. Sono qualcosa di fantastico, sul serio. Fatti veramente bene, anche l'acqua molto molto bella. E che c'è qui dentro? Non so, sembrano funghi quelli a occhio. Quindi vediamo un po' di salire. Ti riusciremo mai a trovarle quelle tartarughe? Io dedu... Aspettate, ho preso il cannone. Ma se io lo spa... Aia! Ma se io lo volevo sparare? Lo volevo sparare? No, spa... Aia! Aspettate! Vabbè, lasciamolo andare in alto. Volerà da qualche parte. Ok. È volato di sotto, ma non intendevo volarlo. No, no, no! Volarlo di sotto in quel modo. Allora, vediamo un po' se riusciamo a prendere... Hep. Alla grande, perfetto così. Bellissima anche come è fatta la nave. Veramente bella. Ma posso arrampicare io eventualmente? No, 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 no! Non mi posso arrampicare eventualmente. Bene, ora lo sappiamo, quindi occhio, attenzione. Non rifacciamolo, perfetto. O magari sono solo scarso io, ho visto un triangolo. Eccolo qua, infatti. Ok, non si rompe? No? Rompiti, ecco, ok, perfetto. Si è rotto, alla fine l'abbiamo distrutto. Spostati tu, coso barilotto. Allora, vediamo un po'. Qui c'è altra roba da prendere. Esattamente, qui si può entrare. Quanta roba. Eh sì che si poteva entrare. E qui fuori che facciamo? Niente, andiamo avanti, ok. Forse mi sono lasciato dei triangoli indietro, ma spero di no, francamente. Quindi se io salto... Perfetto, ricordo che... Mm.
Bellissima questa immagine, veramente stupenda. Ricordo che comunque dicevo la possibilità di creare queste casse c'era già fin dal primo train, è una cosa che è rimasta proprio ed è una cosa stupenda praticamente. Oh, no 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 no, stai lì, perfetto, incastrati, ottimo, poi vieni qua, tu ora stai lì, ci salto, perfetto, è andata benissimo, non pensavo. Chi è che non si metterebbe a bere qui sotto una bella bibita? Io no, però, perché odio il caldo, quindi io no. Però voi immagino di sì, perché è giusto anche... No, aspetta, con calma. Allora, io ho preso questo. Sì, ora aspetta. Prima volevo arrivare quassù a prendere questo blocco enorme proprio. Come dovrei fare io per... andare di là? Che forse ho capito, eh. Allora, se io pongo questo qua... No, 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 no. Ok, poi così. Questo sta aperto. Sì, meno male. Perfetto. Perché pensavo non stesse aperto e dicevo... Oh, cavoli, come diavolo faccio ora a superare questo pezzo? Quindi, altra roba. Qui saltiamo. Molto carini gli schemi per ora adesso, anche. Mi piace come sono fatti. Ma qui? No, aspetta, aspetta. Ah, aspetta, allora. Se io metto te qui. Ok. Poi io tolgo te qui e lo metto qua. Bene. E quassù che c'è? What a magnificent view. Sì, in effetti sì. And there are the turtles on their way to make more turtles, I suppose. Bellissime. Ops. Artifact of soul. Nice of you to join me. Sì, eh? Thank you again for all the magic powers you've bestowed on me and all the marvelous adventures. If you're here about business, I'm sorry, but I'm unable to join you. You see, this is the first time I've ever been on holiday with my family since... Bellissimo. Since you and I first met. Please? Please? Oh, it's Tri. Can you wait a little? I still need to return this sheep to its fang. È vero, la pecora. Your timing is extremely inconvenient. Povera Zoe. No, lo smeraldo. No. Benissimo, direi che dovrebbe iniziare l'avventura adesso, in quanto a Lake Turtles, tra l'altro, l'achievement è sbloccato, bellissimo. E credo che dal quarto schema inizieremo con l'avventura completa. Cioè, nel senso dove potremmo utilizzare tutti e tre i personaggi insieme. Adesso invece avevamo un personaggio alla volta che era una specie di tutorial questo. Cioè, era in tutti i train praticamente. E quindi, allora, questo capitolo non ce lo vediamo questa volta, ma ce lo vediamo la prossima volta. Io ricordo che negli schemi, praticamente, prendendo tutti i triangoli, si possono sbloccare degli schemi aggiuntivi. Cioè, c'era scritto nei vari suggerimenti, no, che vengono dati durante un caricamento. Tra l'altro fa su bellissimo l'arcobaleno. E proverò a prendere ovviamente i triangoli per portarvi magari anche questi schemi speciali, anche per vederceli un po', vedere un po' cosa sono, che cosa c'è all'interno, se sono sfide, se sono veri e propri schemi. Dal prossimo vedremo un po', perché cercherò di rifarmi magari questi schemi in modo da completarli. Quindi, allora, un saluto da Axios00, io vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al canale, ovviamente, di lasciare un like e commentare il video se il video vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto commentate lo stesso e ditemi magari i motivi per cui non vi è piaciuto il video. Mi fa anche piacere ascoltare critiche costruttive, ovviamente. E se vi va iscrivetevi ai miei canali Facebook e Twitter, trovate i link in descrizione. Aggiungetemi al Miiverse tramite Wii U o 3DS, trovate il mio account per il quale aggiungermi in descrizione. E un saluto e alla prossima, ciao!